Amici, sono oggi a Lugano. Non sono venuto qua per rompere le scatole, sono venuto qua per far vedere una cosa molto importante, una cosa molto strana, visto e considerato che funziona tutto qua. Come mai il semaforo dura 12 secondi per far passare le persone, visto e considerato che la media dovrebbe essere minimo 40 secondi, 50 secondi per far passare le persone? Allora vi dico solo una cosa, se qua volete tenere tutto nascosto e segreto, con DJ David Lacoste qua non esiste. Io vado in tutto il mondo, quando una cosa non funziona la devo dire. Sistemate questa cosa perché fate ridere in tutto il mondo. 12 secondi per far passare le persone è una vergogna. Sistemate questa cosa come si deve e fate vedere che la Svizzera funzionano le cose, invece di nascondere le cose, ok? Siamo stati belli chiari qua? Ecco, il semaforo qua, Palazzo dei Congressi, 12 secondi per far passare le persone, non va bene, ok? Svegliatevi, cambiate le cose e fate venire qualcuno che è capace a sistemare queste cose. Non so da dove arriva quello che sistema. Io vi dico che sono stato in Marocco, sono stato in Germania, sono stato in tutto il mondo, non ho mai visto una cosa simile. 12 secondi per far passare le persone è una cosa proprio fuori di testa. Sistemate, ok? E non mi scrivete cose negative, perché io vado in tutto il mondo a scrivere e a fare i miei controlli, ok? Bye, DJ David Lacoste. Quello che vi dice, che nessuno vi dice, ve lo dico io. Vai! Sì. Ah, dimenticavo. Se poi volete dire che per il traffico fate questo, allora fate 5 secondi che la gente corre. Prende la rincorsa, cioè non mi dite queste cose, non fate queste cose, mettete una media nazionale a minimo 35-40 secondi per far passare le persone, ok? Bye. È scattato il rosso, vediamo adesso questo rosso quanto dura. Abbiamo capito del traffico, però qua qualcosa non va bene, bisogna cambiare, non va bene. Adesso vediamo quanto dura il rosso. E siamo a Lugano, siamo chissà dove nel mondo, dove le cose devono funzionare al 100%. Sono già passati i 30 secondi, un povero Cristo vuole passare e deve aspettare. Allora per questo la gente passa col rosso, cosa deve fare? Guardiamo, 43 secondi, 44. Ma oh, ma quanto bisogna aspettare qua? Oh! Devo chiamare le trasmissioni qua per sistemare la cosa. Spero che si svegliano. Già passato un minuto. Quelli lì che dicono che è tutto perfetto qua, si devono svegliare perché stanno dormendo, anche quelli che fanno i video che dicono che è tutto perfetto qua, dormono, o sono magari pagati per dire che è tutto perfetto qua. Io non sono pagato da nessuno, devo dire la verità come sono i fatti, in qualsiasi parte del mondo, non solo qui. È 1 minuto e 45, siamo quasi a 2 minuti, il record, adesso battiamo il record, quanto bisogna aspettare per passare qua. Sempre rosso, Se le cose non vanno bene così, bisogna cambiare sistema. Vuol dire che non va bene il semaforo qui, bisogna fare un sistema diverso, semplicemente. Non far aspettare le persone una vita per passare, tra poco 2 minuti e 27. È un grandissimo quello che ha fatto questo ingegnere, non so chi, che ha fatto questa cosa che devono aspettare una vita la gente per passare. È un genio, un grande genio. Bisogna premiarlo con un bel tapiro magari.
Oh, il record, quasi 3 minuti, si sta aspettando. Tre minuti e 10. Siamo a Lugano, non è che siamo al terzo mondo, Vedere la gente si stufa. La gente si stufa e passa. Adesso è scattato il verde. 3 minuti e 25, 3 minuti e 26. Ma dove siamo? Bisogna aspettare così tanto per passare la strada. Ma non possiamo fare qualcosa un po' di diverso? No, bisogna far aspettare la gente. Adesso scrivetemi, lasciatemi commenti, chi è dalla mia parte che le cose devono cambiare, o chi vuole magari che restano così, o cavoli vostri, Io l'ho detto la mia, per far vedere a tutto il mondo che qui si aspetta una vita per passare, ok?